Buonasera, ci siamo, ce l'abbiamo fatta anche per questa sera. Ok, ancora una volta dobbiamo mettere il brand che la buona e cara Elena ha fatto, eccolo qui, ci siamo, possiamo partire. E questa sera, dopo l'ultima volta con Luca Mezzalira, serata veramente interessante. Questa sera replichiamo con un altro VIP, VIP che già conosco da tempo e che ci parlerà di personal branding. Lui che del personal branding ne ha fatto una missione, devo dire, perché non vedo altre cose. Cioè, in Italia non dici, sai, io mi occupo di front-end. In Italia dici, io faccio quello che fa Fabio Biondi, faccio lo stesso lavoro di Fabio Biondi. Più o meno è questa la cosa. Tanto è. Potrei introdurlo adesso che è alzato, invece lo aspetto. Ok. Volevo entrare. Bravo, bravo. Ciao. Ciao, bello. Ciao, carissimo. Avevo problemi col microfono che non mi veniva riconosciuto, allora ero lì a smontare. Ce l'abbiamo fatta, come stai? Bene, bene, un po' stanco, ma bene, tu? Ma bene, devo dire che queste giornate, prima parlavo con la mia compagna, dicevo proprio questo, cioè che io personalmente non sto avendo la percezione comune, cioè di colui che si trova con del tempo in più. Credo che chi faccia il nostro lavoro in questo momento si stia trovando subissato, cioè ancora più incastrato nella quotidianità, però vabbè, quella è un'altra storia, diciamo, il momento Magari sicuramente non è dei ne parliamo. più. Scusami. Esatto. Allora, va bene, cominciamo a questo punto. Questa sera, tema da trattare, come sempre, non abbiamo preparato un tubo, perché bello della diretta è quello, soprattutto perché tanto il tempo di preparare non c'è, quindi facciamo così, e buonanotte. Sì, esatto, qualcuno, scusami, prima di cominciare, qualcuno dice, quanto vero, lavori più figli, poi sì, è tipo la combo breaker, io dico che è tipo la fatality di Mortal Kombat, praticamente. Esatto. Né più né meno è questo. Insomma, allora stasera ci facciamo due chiacchiere con Fabio che vuoi o non vuoi, no, anzi vuoi perché appunto è un qualcosa che ha costruito e che costruisce giorno per giorno e diciamo, a mio vedere, soprattutto per l'ambito in cui ci muoviamo noi, cioè dello sviluppo front-end, è un po' un simbolo di quello che è non solo la qualità di ciò che fa, per carità, quello oramai è dato per assodato, e poi ora si presenta lui, anche se diciamo, bisogna sempre relativo in questi casi. Però diciamo che una delle cose che Fabio fa veramente bene è che fa in maniera anche molto naturale, che e secondo me è quello che fa poi veramente la differenza, è appunto curare la propria immagine. Per curare la propria immagine non intendo fare la barba, figurati io, ma dico in genere, curare la propria immagine e fare crescere appunto il proprio personal branding. Cioè, come, non vogliamo sapere i segreti, perché i segreti sono segreti, e poi se ce li vuoi raccontare, ben venga, ma capire come Fabio lavora sulla propria persona, parte l'igiene personale, proprio la propria persona, il proprio brand, cioè far sì che la sua figura diventi una figura riconosciuta. Quindi, insomma, il personal branding che tutti o conosciamo, di cui abbiamo sentito parlare. Ecco, intanto presente di Fabiuzzo, che mi sembra più Va che giusto. bene. Intanto, beh, ti ringrazio per l'invito, ovviamente. Poi, subito dopo Luca, che poi non tutti sanno, ma io e Luca abbiamo fatto le notti in albergo a fare keynote, anzi, o PowerPoint ai tempi di ActionScript. Avevamo la community insieme, andavamo ogni tanto, più lui che io. Lui aveva più soldi di me, io non potevo troppo permettermi di fare troppi giri per l'Italia all'epoca, quindi un po' lo invidiavo perché era sempre in giro ogni tanto mio amico, ma avevamo questo gruppo di persone che faceva sempre eventi in giro su tutto il mondo della Flash Platform, quindi lo conosco da un millennio. Grazie. Comunque,
Quindi in realtà, tra l'altro, complimenti per l'intervista, che è stata, che secondo me, bellissima. Sì, è stata molto piacevole, devo dire. Sì, vabbè, Luca, sì. Vabbè, stasera replichiamo alla grande, vai, vai. Dai, infatti. Così chi non l'ha vista, vada a vedersela, che è molto, molto interessante. No, intanto, beh, mi presento, ma hai già fatto tutto tu, in realtà. Sono uno sviluppatore, ex sviluppatore front-end, in realtà, ex nel senso che ormai non lavoro più, faccio finta, nel senso che mi occupo principalmente di formazione, poi magari racconto qualcosina in più di me, in particolar modo sul mondo di, su tutto quello che riguarda l'ecosistema di Angular, in primis, e React, poi, come in secondo luogo. E in realtà adesso sto aggiungendo un pochino di altre attività, sempre relative al front-end, quindi mondo Office, sempre con JavaScript integrazione, quindi sto andando un po' dentro Microsoft, pian piano, ci vuole tempo, comunque sia, e altre cosine, quelle cose che piacciono a te, tipo i web components, no, e tutte queste cosine qua, no? Quindi mi occupo principalmente di quello, poi magari andiamo nel dettaglio del perché sono arrivato a occuparmi di questo. Comunque faccio questo e mi occupo di community e in generale... comunque tutto quello che riguarda il front-end, adesso ne parliamo, ma lascio a te le domande, perché sennò poi te le rubo tutte. Sì, no, invece tu vai a ruota libera, tranquillo, così io mi riposo, anche perché ho 3 ore di sonno, quindi vai tranquillo. Ti dico, tu hai accennato prima, parlando di Luca, hai accennato che 13-15 anni fa, insomma, ora non ricordo quanto hai detto di preciso, ma già ti occupavi di community. Sì, prendiamo quello come punto di partenza, che è sicuramente primo è l'ambito nel quale ci siamo conosciuti poi e nel quale più o meno ci conosciamo e ci frequentiamo, tra virgolette, no? Ma non parlo solo di noi, parlo in genere, e che secondo me è uno dei punti di partenza per il personal branding, per chi fa il nostro mestiere, ovviamente facessimo i parrucchieri, non lo so fino a che punto, ma sicuramente nel nostro ambito è sicuramente il punto di partenza. Raccontaci un attimino che cosa hai fatto, da dove ti sono venute le idee di creare le community, quanto oneroso è, cioè non parliamo di community, ma quanto è oneroso comunque portare avanti questo genere di attività, anche per promuoversi chiaramente. No, ma infatti, appunto, un'ottima domanda, perché è proprio uno dei punti cardine che mi permette di avere sempre sostanzialmente anche lavoro, essere conosciuto, visibilità e via dicendo. Infatti una delle domande abbastanza tipiche, no? Dove trovo lavori? Vado su Upworks, vado su quest'altro sito, vado su quest'altro, no? E alla fine in realtà l'unico vero, secondo me, stratagemma per riuscire ad avere clienti e in realtà farsi conoscere e soprattutto in realtà cercare di avere più referenze possibili. E queste referenze secondo me possono essere date o da un cliente, dal passaparola, o in realtà da qualcosa che pubblichi. E ci sono due canali che io ho sfruttato all'inizio, che sono appunto le community, sfruttato tra virgolette chiaramente, ma le community e i social in generale, nel senso community intesi come adesso i Facebook group, all'epoca i forum, i social a livello di profilo personale, no? Quindi curare il profilo LinkedIn, la pagina di Facebook e così via. E in realtà, ecco, in primis, partendo dai tempi, c'era un forum che si chiamava FlashMX2004.it, proprio specifico per la versione di Flash, perché poi è diventato ActionScript.it. Non le avevo fondate io, le aveva fondate Giorgio Natili, che se non sbaglio ora lavorava in McGraw-Hill, ora lavora a Boston presso un altro big, ma comunque era una persona in gambissima, tanto dica per uno dei miei, penso, dei miei mentori. Non ci vediamo molto bene adesso, devo dire, non ci siamo lasciati molto bene, però io lo rispetto tantissimo. E praticamente quindi non l'aveva messa su in piedi, però ero in prima linea e avevo tipo nel forum qualcosa come 6.000 risposte, 7.000 risposte date per quanto riguarda Flash, Flex, Air, che era appunto il mio mondo, insieme a Luca, che anche lui partecipava a ste cose, insieme a un'altra decina di persone. Quindi in realtà già lì, sostanzialmente, con tutte queste risposte, alla fin fine il lavoro arrivava da solo. E quindi io sono 20 anni, sono freelance, già al tempo, alla fin fine, alla web agency che mi contattava perché sostanzialmente mi conosceva tramite Nomea, o per questo stesso discorso per le altre società, o per passaparola, alla fin fine di lavoro dovevo dire di no. Quindi ho imparato subito a dire di no, una cosa che no, non è così comune, eh?
No, ho imparato subito, però in realtà quello è un altro discorso, ho sempre cercato comunque di, vabbè, questa è un'altra storia. Comunque, e quindi questa è una parte che poi appunto si è evoluta alla fin fine, dopo tot anni di stop, dopo il 2009-10, quando Flash è morto, 11, scusatemi, Flash è morto, Flash Player, alla fin fine in realtà non potevo, le community vecchie erano morte, quelle di Adobe, non aveva più senso portarle avanti. Io non sapevo fare null'altro, niente, perché alla fin fine mi ero dedicato una vita al mondo Adobe e alla fin fine poi mi sono messo a studiare per un po' di anni e dopo con AngularJS, quando ho iniziato a prendere confidenza, dopo 3-4 anni in realtà, dopo che è morto Flash, quindi 3 anni, dai, ho iniziato a prendere un po' più mano col mondo JavaScript e alla fine ho detto, boh, perché non apriamo su Google Plus una community? Poi Google Plus, come sappiamo, ha fatto un'ottima fine. E di conseguenza, man mano che si sentiva nell'aria, ci siamo spostati su Facebook, ho migrato un po' tutto e in realtà poi sono nate queste quattro community, Angular, Developer Italiani, JavaScript, React e poi questa opportunità per Developer Italiani che ha più utenti di tutti, dovremmo sfruttarla un po' di più, secondo me, qualcosa ci faremo prima o poi, e quindi qualcosa relativo al lavoro, scambio offerte, insomma, quindi cose di questo tipo e questo appunto, in realtà, come sai bene, sono sempre lì alla fin fine, lascio... Per fortuna c'è tantissima altra gente competente e anche molto più competente di me che comunque da risponde, da supporto. Però gira ogni giorno, sono lì a scrivere una news o rispondere qualcosa. Quindi parlando dell'impegno, è un grande impegno, quasi giornaliero, e che se anche tu voglia dare semplicemente 2-3 risposte o mettere una news intanto che scrivi il testo, quella mezz'ora, in realtà oretta, oretta e mezza, ti parte via. Ma infatti... E quindi questo è... Scusami, infatti secondo me una delle cose che spesso non ci si spiega è ma come si fa a stare dietro al proprio brand? Cioè quanto ti distoglie dal lavoro? Questo, aspetta, prima, perché prima la domanda la voglio confezionare con una sottolineatura, e cioè che spesso non si coglie che anche quello è il lavoro, no? Cioè, quel tempo che tu dedichi a dare la risposta piuttosto che magari a scrivere l'articolo, piuttosto che aggiungere il posto, qualunque cosa essa sia, quello in realtà fa parte della tua giornata lavorativa. Va, secondo me, compartimentato, perché altrimenti rischia di essere troppo caotica come cosa, perché è facile farsi distrarre, interrompere il proprio flusso quotidiano, complicatissimo, però sicuramente fa parte della giornata. Come ti organizzi? Cioè, com'è la tua gestione quotidiana? Quanto tempo dedichi al brand oltre, quindi, al tuo lavoro canonico, cioè di formazione, piuttosto che di sviluppo nuovi progetti e quant'altro? C'è da capire in realtà il periodo, perché adesso è un po' diverso rispetto a quando sviluppavo. Quando sviluppavo, quindi avevo progetti o a task o a commesse o a ore, insomma, tariffa giornaliera e via dicendo, quindi cambia un po', perché adesso in realtà la mia giornata lavorativa è sicuramente di 8 ore, dove non posso distrarmi perché dalle 9 alle 18 sono davanti delle persone, quindi non posso fare null'altro, anche se poi in pausa pranzo a volte rispondo a qualche messaggino, perché comunque sia o qualche post se posso. Però, e prima invece era un po' diverso quando sviluppavo, dove in realtà potevo ritagliarmi l'oretta di tempo, quindi con tecniche varie, anche pomodoro, cose del genere, alla fine mi ritagliavo la mia mezz'oretta in cui dicevo, vabbè, qua rispondo alle mie mail, si avanza un po' di tempo con i social, e lo facevo ogni 8 ore, no? Alla fine o la sera, era molto più sciolta, soprattutto anche perché ci sono stati periodi in cui lavoravo fisso 8 ore anche da remoto con altre aziende, quindi in realtà comunque tra essere disponibile, meeting eccetera, e poi onestamente mi seccava a far vedere che cazzeggiavo sui social o sui forum, anche perché le persone quelle erano, alla fine non andavo durante la giornata a far nulla e diciamo che la sera, soprattutto dopo cena o nel weekend, rispondevo a tutti quelli che potevo. Oggi invece è diverso, in realtà il mio tempo libero, quello che ho fuori dalle lezioni, è dedicato totalmente a sostanzialmente studio, quello che studio lo rimetto nei corsi o quelli precedenti che aggiorno o corsi nuovi e sostanzialmente i social. Quindi queste qua sono le mie 3 attività lavorative che ho extra il vero lavoro che è la formazione. Quindi in realtà me la gestisco abbastanza tranquillamente, perché durante la giornata sono in realtà, mentre studio le mie cose, ogni tot, ogni oretta, a parte il fatto che non ce la faccio perché
tra messaggi, ding-ding e cose varie, insomma sono sempre un po' tormentato, io poi non ce la faccio, rispondo molto spesso, ma più che altro per non accumulare, perché poi mi dimentico, alla fin fine semplicemente diciamo che per fortuna nel momento in cui non lavoro in realtà mi diverto, perché faccio quello che mi piace, no? Alla fine cosa vuoi? Studio, cazzeggio in community, preparo i corsi, che è un'altra attività, preparo i corsi, mentre li preparo, salvo alcuni magari momenti in cui devo scrivere il codice o scrivere documentazione, spesso si tratta di esercitarmi, provare nuove API, quindi abbastanza, cioè è divertente, insomma, no? No, lei assolutamente, mi trovi assolutamente d'accordo. Posso una domanda dopo. Comunque il personal branding poi non è in realtà solo questo, no? Cioè, la cura dei profili social, sempre comunque aggiornati, c'è un discorso che ho fatto in realtà dopo tutto, cioè proprio quell'altro anno in realtà li ho aggiornati finalmente, sviluppati in React e Gatsby e non in WordPress, per capirci, sito internet, un sito formazione che comunque ti dia tutto quello che serve per comprendere, insomma, quello che faccio e così via, quindi in realtà ci sono tante piccole cose, vorrei curare di più il personal branding anche a livello di immagine coordinata, però alla fine ho pensato tante volte a loghi e altre cose, alla fine l'ho messo più asettico possibile, Fabio Biondi, logo Angular, logo React e via dicendo. E una piccola cosa ancora che ti aggiungo, scusami, ma tanto sei stanco. Aggiungo solo una cosa, poi mi chiedevi un po' anche cosa mi spinge per community, eccetera. Mi sono posto comunque degli obiettivi tre annetti fa, ed era una in realtà, era quello di raggiungere un award, che era quello che secondo me poteva essere l'unico che a livello di front-end potesse darti una certa credibilità e darti sostanzialmente un bollino che non sia quello che te ne parla bene o andare a vedere il tuo articolo, se gli piaceva o meno, che era diventare Google Developer Expert, no? Questo era un obiettivo che mi ero posto e non mi ero posto in realtà poi quello di novembre, che era Microsoft MVP, che è la stessa cosa sostanzialmente di Microsoft, sono due award per meriti di community e tra l'altro anche di skill, per esempio per quello di Google ho dovuto fare comunque la call con Steven Fluin ed è stata un'interview tecnica più una call prima con altri Google Expert più una call prima con Alfredo Morresi, no? Google Manager europeo, no? Quindi in realtà mi ero posto questi due obiettivi e che per me sono stati comunque gratificanti, no? Perché è stato finalmente qualcuno che non sia il mio collega, il mio amico, che dice si dà da fare. Tenere la pacca sulla spalla, insomma, no, assolutamente. Sì, ci tenevo, perché non abbiamo nessun altro modo per certificare, tra virgolette, il nostro lavoro. Sì, però era una cosa... Ecco, questo è un altro punto sul quale torniamo, cioè l'ufficialità della tua competenza. Ma ci torniamo un attimino dopo. Prima volevo ritornare un secondo su una cosa che è inevitabile, ma è così. Più cresci col tuo brand, più questa cosa ti prende del tempo, però. Cioè, comunque è una cosa che cresce e che necessita, come un bambino, no? Che comincia a crescere e che ha bisogno sempre di più attenzioni, sempre di più attenzioni. Perché comunque, come dicevi tu, poi rischi che ti trovi a dover rispondere a un sacco di gente, poi cominci ad accumulare a non rispondere, quindi comunque è anche una cosa molto impegnativa da tenere a guinzaglio, insomma, e per coltivarla spesso è utile anche farsi dare una mano, no? Cioè avere comunque, che ne so, una persona che ti possa supportare, perché insomma poi pian piano che l'onere cresce, che l'onore cresce anche l'onere, no? Quindi questa cosa è impegnativa e va rimodulata continuamente. Sul discorso delle quelle che siano certificazioni, tra l'altro ora l'MVP è cambiato, perché prima l'MVP era, tra virgolette, più semplice come accesso, cioè bastava molta partecipazione sulle community di zone, se non c'erano MVP precedenti, sostanzialmente ora credo che sia anche è molto più simile a quella di Google, cioè su suggerimento da parte di un altro MVP o roba del genere, raccomandation, insomma. Sì, anche perché penso che altrimenti avrebbero 2 miliardi di richieste, no? E quindi ci provvedono un po' tutti, no? Quindi sarebbe anche drammatico per... Ragazzi, Fabio Biondi è caduto. Oh, abbiamo perso Sciuti.
Sono solo. Tutto nero, ok, è tornato. Ok. Eccolo. Hai chiuso la pagina? No, 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 in realtà io ho perso te. Ah, io ho perso te, va bene, ok. Poi, va bene, va bene. Sono gli altri che hanno perso. Va bene, ok, ok. Comunque... E quindi vai, dico, sotto questo punto di vista, ad esempio, c'è Luca Cavallaro, che è un'altra persona che è sempre molto presente nei vari gruppi, dicendo che soprattutto, cioè, quello che è importante è avere una certificazione che non sia la certificazione a portata di mano da parte di tutti, cioè quello è un titolo, vuoi non vuoi, nel nostro... Esatto, non è proprio una certificazione, esatto, un riconoscimento, per quello l'ho chiamata Word, che in realtà penso che si traduca in riconoscimento o qualcosa del genere, no? Non c'è un vero esame. Sì, esatto, cioè lo si raggiunge più per merito di proprio lavoro sul campo, di partecipazione, sul campo, assolutissimamente sì, assolutissimamente sì. E anche poi, anche poi si mantiene, perché in realtà poi se no non te la rinnovano l'anno dopo, no? Tra l'altro. Certo, certo, è comunque molto impegnativa anche quello. Cioè comunque il personal branding equivale all'azienda del freelancer, no? Cioè la parte, diciamo, che faresti di marketing per la tua azienda, a quel punto esatto. La fai direttamente con la tua persona. Questo da un lato porta un grosso buzz factor, chiaramente, perché sei l'unico poi a poter, cioè il tuo diviso ad affrontare il pubblico e ad avere di contro i riconoscimenti, però devi essere sempre lì sul pezzo ed essere sempre lì pronto. E ti volevo chiedere un'altra cosa. Oltre all'ambito community, oltre all'ambito, diciamo quindi, più di partecipazione e di awards, come dicevi, che quelli danno da un lato molta visibilità, dall'altro molta credibilità, quindi i due fronti sono molto importanti. Riesci ad identificare un altro punto particolarmente importante per curare la propria immagine? Io ad esempio ti dico, curare il proprio personal branding, secondo me, tu dimmi se sei d'accordo, chiaramente, e anche curare il proprio modo di porsi con la gente, il proprio modo di esporre le cose, cioè bisogna anche lavorare molto, non solo su come si appare, ma su come si è, cioè perché poi se Fabio Biondi si fa vedere in 300 gruppi, ma poi di sostanza non ne tira fuori, alla lunga questa cosa si nota. Quindi comunque anche quando Fabio Biondi lo incontri al CodeMotion, ha anche un'attitudine a stare in mezzo alla gente, che è una frase che in questo momento è tristemente mamma mia, vedi sì. Che storia. E però di quasi d'arresto. Guarda, incredibile. Però diciamo che è lì, cioè ha curato anche il proprio modo di esporsi e di proporsi agli altri, di parlare, di condividere, via dicendo. E chiudo aggiungendo una cosa: quanto di questo è naturale e quanto di questo ha necessità di lavoro nel tuo caso, e poi chissà per gli altri, poi ognuno la valuterebbe. No, diciamo che io ho un caratteraccio, in realtà, è un po' difficile lavorare con me per certe cose, sono un po' rompiscatole, però in realtà sto bene con la gente, poi la gente mi conosce, e poi penso che se facessimo un sondaggio di quante persone ho risposto in privato, anche su Skype, al telefono o via chat, penso che ne avremo a decina, centinaia che potrebbero dire che gli ho dato supporto, quindi sono sempre stato disponibile ed è naturale. Se posso, come dico sempre, mi fa piacere, e poi dico una frase che in realtà sembra qualcosa di venale, ma non è così, dico sempre, ma buon rendere, no? Sempre meglio un amico in più che un in meno, no? Tra virgolette, quindi io ti faccio un favore, prima o poi tornerà, non è il discorso del karma, qui non credo, io più di tanto quelle cose lì, però è proprio il discorso, fai del bene, cioè, se un giorno avrò bisogno, magari qualcuno mi aiuterà, io spero, poi magari non sarà così. Però, quindi, perché non fare un favore, no, a qualcuno? D'altra parte, invece, ci sono state aziende, spero che, anzi, non mi seguono né adesso né poi in differita, che pur, cioè, che ho trattato anche male, no? Nel senso che quando io non mi trovo d'accordo o cercano addirittura di scavalcare, perché magari proprio all'inizio, soprattutto ero freelance, di scalcare le mie tariffe o il mio modo di lavorare, il mio pensiero, cose del genere, io proprio sono molto crudo, no? E li tratto anche abbastanza
abbastanza male, non sono proprio cioè non ho mezzi termini, no? Sei un buon mediatore. No, diciamo che non sarei un ottimo commerciale, infatti a volte è un po' difficile, quindi alla fine in realtà sono naturale, infatti anche nei gruppi comunque, non dico che mando a quel paese, ma se devo dire che non sono d'accordo e sono un po' più duro, lo sono. E diciamo che ecco, se vogliamo lì, sì, su quell'aspetto lì mi devo un po' smussare, perché mettendoci sempre la faccia non posso fare leone da tastiera o neanche molto lontanamente quello, perché comunque sia rischi che anche onestamente qualcun altro fraintenda, qualcun altro che può essere anche un potenziale cliente, fraintenda, eccetera. Allora su quello ogni tanto magari uso qualche parolaccia in meno che si meriterebbe qualcuno, e lì mi trattengo. Per il resto invece la parte di disponibilità, quella sono io, insomma. Poi mi conoscono. E se non ho disponibilità a volte sono crudo e dico guarda, non posso, sto lavorando, ci sentiamo tra due giorni, no? Cioè quindi... però dopo due giorni se mi contattano ci sono veramente. Tra l'altro è vero, cioè, a noi ci è capitato di scornarci in qualche post, no? Come vedi anche con te, se devo dirti che non hai ragione, secondo me, però anche lì vedi, detto da una figura che comunque ha dimostrato un background e un discorso, cioè quindi comunque ti poni in un dialogo più serrato, insomma, però più costruttivo, no? Piuttosto che distruttivo. Quello chiaramente fa tanto la differenza. Ma quindi, diciamo, per il personal branding, cioè per fare crescere la tua figura professionale, cosa diresti oggi a una persona? Cioè, quali sono gli strumenti, anche materiali, per carità, per farsi vedere, per farsi conoscere, per farsi riconoscere e avere anche quindi la possibilità di essere rintracciato, essere diciamo desiderato? No, chiaro. Guarda, dobbiamo partire però non dal beginner, nel senso che il beginner deve studiare, basta. Chiaro. Ok, quindi e lì trovare clienti inizia a essere, comunque farsi conoscere diventa essere un po' più difficile, perché non hai armi da giocare sostanzialmente, sei uno dei tanti. L'unica cosa che puoi fare è andare a ribasso con i prezzi, ma sappiamo poi com'è la situazione. No, infatti, assolutamente. Invece, secondo me, se già non serve essere un senior, se già che poi anche lì il traguardo senior o meno è sempre relativo, non serve essere chissà cosa, ma se sai già qualcosa, se di qualche argomento ti senti comunque ferrato o ne sai qualcosina, secondo me un semplice modo è quello di iniziare a scrivere articoli. Medium potrebbe essere una buona piattaforma, o Dev2, ma penso Medium sia un attimino più commerciale e quindi possa portare un po' di più, iniziare a scrivere qualche articolo e c'è gente comunque che con due o tre articoli anche soltanto ha dimostrato, secondo me, quando li leggo dico, ah, però questo ne sa. Insomma, esatto, e quindi in realtà inizi di qua, inizi di là. Una cosa che facevo spesso quando lavoravo nei flash soprattutto, e quindi c'era molta flash o flex, indifferente, comunque c'erano molte cose particolari del 3D, alle telecamere, all'animazione, la cura di dettagli, era tutto pixel perfect, ricordiamo all'epoca, e quindi ti davano il layout come te lo davano, doveva essere al pixel, non come oggi. E dove in realtà c'è la parte responsiva, anche c'era, anche però erano tutti liquid design, quindi era un po' particolare. Me lo ricordo lì, bene. Infatti, e quindi lì cosa facevo? Molto spesso anche lì studiavo, sperimentavo o sviluppavo appunto per aziende. Quindi un'altra cosa che ho fatto, se uno va indietro, il mio canale YouTube c'ho dal 2007, 8, 9, o il 9 sicuro, non so se prima, e lì pubblicavo demo di tutto, ma da io che mi muovevo in ciabatte col Kinect, facevo, no, le mosse o con i beacons o con l'NFC o col 3D o facevo l'esperimento con l'augmented reality già al tempo e così via, anche cose che poi non usavo, no, magari nei progetti, però in realtà mi erano comodi, perché a volte mi capitava, che ne so, cliente Kinder, cioè comunque ho sempre lavorato con clienti, non ho mai detto, ma Ferrari, Kinder, la Hogan, i divani e divani, cioè comunque tutti i grossi brand italiani e anche internazionali, no? Perché lavoravo per le web agency, non erano i miei clienti, certo. No? Alla fine, come tanti di voi, no? E quindi i progetti però erano sempre interessanti, no? Quando si parlava appunto di questi clienti qua, si parlava del chiosco interattivo, di altre cosine, dove appunto l'augmented reality, piuttosto che la voce, piuttosto che la telecamera, era una cosa che già 10 anni fa, cioè in realtà 10 anni fa si poteva fare di più di quello che si può fare adesso, per la cronaca, no? Cioè Flash Media Server all'epoca era una bomba per fare streaming, vabbè, ma quella è un'altra storia. Comunque, e alla fine facciamo bene il controllo, tra l'altro.
Sì, tra l'altro, infatti, niente. Ma facevo questo, mettevo le demo, facevo vedere un po' le mie capacità, e un altro modo era che io in realtà il lavoro ho sempre cercato di crearmelo, no? Cioè, io il prossimo anno voglio lavorare in Blazor, che non conosco, mi metto un anno, inizio a sviluppare, inizierò a fare degli articoli, inizierò a fare delle cose, e è un po' difficile perché non ho un gran background, cioè insomma nel mondo .NET, C Sharp e così via, o quello che è, insomma, però quindi non andrei a scegliere Blazor probabilmente. Più facile un Flutter o qualcosa del genere, però mi metterei un anno di impegno, inizierei a pubblicare demo, articoli e così via per farmi conoscere un po'. E poi un lavoro tira l'altro. Un'altra cosa che facevo era proprio questo approccio, sperimentavo delle tecnologie, diciamo così, creavo queste demo in realtà e le mandavo alle agenzie con cui lavoravo, un'altra tecnica che usavo per, non era personal branding, ma era proprio per recuperare lavoro, e dicevo, oh, ho inventato sto configuratore 3D che però richiede semplicemente immagini, cavolate, no, c'è indifferente cosa. Alla fin fine, all'epoca, per esempio, dopo che è morto Flash, ho mandato al mio contatto per la Illy Caffè, e un configuratore 3D che avevamo già fatto in Flash, ma in Canvas, così, perché era il momento in cui il Flash Player sarebbe morto. Ce l'ho mostrato, e forse ancora adesso ce l'hanno su, non lo so, mi vergogno ancora del codice, se siamo ai livelli di Varpipo, siamo ai livelli di Varpipo di chi sappiamo, no? Quindi, non così, ma ho tipo tutti gli script JS neanche no, embeddati, neanche minificati, cioè robe brutte, però funzionava perfettamente, no? Cioè, una cosa che facevo era far bene, cioè di solito non c'erano bug, però magari il codice dietro era quello che era, soprattutto il primo periodo di JavaScript, e quindi quello mi è servito per farmi, cioè, quindi trovare clienti, metterli sul canale YouTube, iniziare a far conoscere, sapere quello che facevo, senza audio, semplicemente con la musichetta, demo 1, demo così, demo Augmented Reality, e quindi quella è stata una, e la seconda ho iniziato a pubblicare video tutorial, anche se non è mai stato il mio forte, anche la formazione, perché parlo veloce, intanto mi mangio qualche parola, eccetera, però alla fine ha pagato, funziona bene, quindi perché mollare. Su questo poi voglio aggiungere una cosa. Prima leggi la domanda di Luca, cioè piattaforme come Medium, quindi un po' più, diciamo, generalista, no, ma neanche tanto generalista, però diciamo più mainstream. Aggiunge, no? L'effetto marketplace, aggiunto Luca, sì, poi dopo. Sostanzialmente lui dice non rischi di diventare uno dei tanti. Tu concordo pienamente, io non sono su Medium. Lo consigliavo a chi deve iniziare, perché se non hai un punto di partenza da dove inizi, quindi ho delle community, come fanno anche certi ragazzi adesso. Come fanno certi ragazzi, io noto alcuni ragazzi giovani o meno giovani che comunque rispondono spesso, quindi c'è un ragazzo asiatico, ultimamente in Angular, adesso non mi ricordo il nome, ma che risponde molto spesso e penso che avrà 20 anni, poco più, però secondo me già facendo quello ti metti in mostra. Però se non hai questo potenziale o questa voglia di partecipare, un articolo su Medium quantomeno ti può portare un referral, un link o una condivisione. Esatto. Comunque se il tuo articolo, i tuoi argomenti sono da uno tra i tanti, sì. Se scrivi quella cosa che ha veramente valore, io credo che un po' la puoi scrivere un po' dappertutto. Se ha valore, poi chiaramente uscirà. E c'è una cosa che mi era venuta in mente che ti volevo dire. Ah, incredibile, ma sono pure ricordato, pazzesco. Una delle cose che mi piace molto e che io faccio da sempre perché fa parte del mio carattere, però vedo che tutte le persone che hanno una reputation in genere hanno, è di saper dire di non sapere, che non è una cosa da poco. Cioè anche quello fa brand, secondo me, l'essere, l'umanizzarsi un po' e dire no, vabbè, questo, scusatemi, non è di mia competenza, non è un argomento che ho trattato, anche perché non possiamo essere onniscienti, credo si dica, cioè sapere tutto, credo che sia onnisciente, ora magari... Lascio che lo dica tu. È tipo i parole, poi fa le uova in realtà, però vabbè, non lo so, intanto l'abbiamo detto, poi vediamo, qualcuno liberissimo di smentirmi. Quindi anche quell'aspetto umano, sai, faccio un esempio, l'altro giorno, ovviamente in questo periodo ti tartassa chiunque,
fa personal branding, appunto, ti spiego come fare video online, quei canovacci, sai, estremamente canonici, estremamente, dico abbottonati, anche se il termine non è ormai scontati. Esatto, cioè oggi probabilmente la naturalezza, la cosa di trovarsi così come è capitato, fare quattro chiacchiere live, oppure dire ragazzi, questa cosa l'ho imparata 10 minuti fa, vediamo come funziona insieme, se c'è qualcuno che la sa meglio di me, affrontiamolo, insomma, probabilmente questo genere di cose, questo nuovo approccio più fresco, più sereno, è sicuramente molto più utile. C'era qualcuno che chiedeva, Michele intanto ci dice che giustamente, siccome su Medium la maggior parte non sono italiani, chiaramente se scrivi in italiano ne avrai poco vantaggio chiaramente. E c'era qualcuno prima che aveva fatto una domanda, vediamo se la riesco a trovare. No, comunque c'era qualcuno, no, non la riesco a trovare. Ok, c'è chi hanno scritto è importante avere un logo personale. Io la tramuterei un attimino in essere identificabili. Quanto è importante, cioè quanto è importante avere quella caratteristica. Io dico sempre, io ho i bigliettini da visita con il mio logo, che è la mia sagoma, no? E dico sempre che taglierò i capelli quando finirò i biglietti da visita, no? Cioè quello sarà il momento per finire i biglietti da visita, taglio i capelli, così. Già, notiziona, ragazzi, mi auguro siate seduti, settimana prossima si taglia la barba, finalmente, perché sto diventando... Si taglia la barba? Sì, basta, la barba va via. Sì, la barba va via. Settimana prossima, basta, perché è impossibile. Comunque, a parte questo... Volevo fare una battuta, ma c'era Luca che mi seccava, in realtà. Volevo dirti che sta diminuendo lo spazio di pelle disponibile, no? Però poi lasciamo stare. Sì. Guarda, e allora visto che siamo al momento, io vorrei farti notare che in tuo onore è la proprio in tuo onore, guarda. Grandissima maglietta, va bene, massimo rispetto. Sì, no, vabbè, ma andava meglio anche Wonder Woman, tranquillo. Sono d'accordissimo, sono assolutamente d'accordissimo. Ti dicevo, quindi la riconoscibilità ha dei suoi vantaggi, cioè io dico, beh, io sono il signor nessuno, per carità, però mi capita, ad esempio, dato il coraggio che ho di andare in giro così, di essere riconosciuto e di essere facilmente individuabile, no? Quindi diciamo che in senso ampio, avere anche proprio essere esposti anche visivamente, quindi partecipare live come queste, piuttosto che talk, piuttosto che è una cosa di cui non abbiamo parlato in realtà. Quanto l'essere coraggiosi, dico io per certi versi, cioè l'avere il coraggio di esporsi, di mettersi davanti a una platea, non è una cosa da tutti, chiaramente, perché c'è molte paure da affrontare, però secondo me quello è veramente lo step che ti fa fare un vero salto nel tuo personal branding, cioè quello di essere lì, di essere con le persone, affrontare la platea ed essere anche riconosciuto proprio per i concetti che porti, perché oltre alla conoscenza bisogna avere anche la capacità di saper trasmettere, che non è una cosa da poco. Sì. Ma guarda, in realtà lì io, se intanto mi prende in giro mio ex collega, quando lavoravo in team, che in realtà tutta la formazione, le trasferte che c'erano da fare le facevo fare a lui, perché io ero un burbero da tastiera, cioè per me
come dicevi tu prima, se fosse stato 4 anni fa non sarebbe cambiato assolutamente nulla in questo periodo, perché ero sempre sul computer, no? E non volevo uscire, quindi è stato abbastanza traumatico già andare a formazione in un'azienda davanti a 10 persone, 30 persone, 20, 5 persone, già lì con l'imbarazzo di entrare in azienda, eccetera. Quindi quello è già stato difficile. Poi figuriamoci davanti a platee come CodeMotion, una volta a 350, ero nella stanza ed era traumatico. Ancora oggi sono imbarazzato tante volte, quindi c'è quel problema lì che non è facile, e poi in realtà appunto sto imparando ancora adesso, quindi in realtà appunto vedo che ci sono vedo, allora, premetto che soffro come Luca della sindrome dell'impostore, no? In realtà, nel senso che mi sembra sempre di non sapere, ma infatti è così, del resto non so, perché c'è tanta gente che ne sa più di me, quindi mi vendo probabilmente bene. Ma a parte questo, cioè, effettivamente c'è tutta una serie di cose, di attività che obiettivamente sto ancora apprendendo. Mi fa sempre paura andare sul palco, soprattutto in conferenze, quelle un po' più grosse, e però posso dire una cosa, che non è stato indispensabile per arrivare qui. Avrei potuto probabilmente farlo comunque, probabilmente non avrei ottenuto le certificazioni, gli award famosi, eccetera, perché servivano anche quelli. Ma non è neanche detto, perché c'è chi è MVP solo per articoli, perché è una community, quindi in realtà, o MVP, scusate, Google Expert, soprattutto, quindi senza neanche fare troppi interventi. Quindi obiettivamente utile sì per crescere, per fare magari il salto, ma non, secondo me, non proprio indispensabile. Poi dipende dove vuoi arrivare. Come mi collego un'altra domanda, così già tra vai, qualcuna dice, penso scrivere in italiano, no? Di Luca allora, Morelli, no? Aspetta, io stavo aspettando che finissi. Davide, c'è un Luca, mi sa, Morelli, eccolo qua, ma ha senso scrivere in italiano oggi? In realtà dipende qual è il tuo target, il mio 100% dei clienti è oggi italiano. Quindi anche quello è, onestamente, da quel punto di vista lì, mi sono concentrato su quello. Infatti anche i siti web li avevo in inglese, li ho fatti praticamente tutti quasi, forse uno mi è rimasto in inglese, ma li ho messi tutti in italiano. Ho un obiettivo per il 2021, anche perché ho la fortuna che con Google e Microsoft potrei spostarmi un po' di più, forse, se finisce sta cosa, sto problema, se no rimaniamo tutti a casa, ma in teoria se finisce potrei spostarmi un po' di più, è un obiettivo che ho. Però secondo me è sempre bene porsi degli obiettivi. Io me li pongo di 6 mesi in 6 mesi, no? O a volte in 12 mesi, dipende quanto è, diciamo... dall'onere dell'obiettivo, chiaro. Esatto, che può essere la tecnologia da studiare, no? Come dire, passo ad Angular, ero prima React, ero prima ad AngularJS. In realtà, poi, un altro piccolo aspetto che in realtà volevo già dirti prima, io in realtà non ho una gran base orizzontale, visto che parlavi, no, della T come Zalira, no? Non ho una gran base orizzontale, che un po' diciamo, una pecca che ho, mi piacerebbe colmare. Però vado molto in verticale sulla parte di front-end, in realtà appunto su una nicchia specifica che poi è Angular React, ma è RxJS, Redux, RGX, comunque l'ecosistema, no? E in realtà questo mi ha permesso di raggiungere un'altra, questo se vogliamo può essere il segreto di cui parlavi prima, mi ha permesso di raggiungere più velocemente i miei obiettivi, perché sono riuscito a specializzarmi un po' di più e farmi conoscere un po' di più su certi ambiti. Ho avuto la fortuna, ho avuto anche la sfiga, quindi ce l'abbiamo avuto tutte e due, la fortuna che Angular, ho scommesso quando ero in alfa, mi ricordo il talk al CodeMotion 2016, era in alfa ed era già seguitissimo, mi ha messo curiosità, React comunque poi ha preso il piede bene, anche se nel 2013, quando lo usavo io, in realtà lo usavano in pochi, era appena uscito praticamente, e AngularJS ha preso bene, quindi per fortuna ho fatto le scelte giuste. Quindi un'altra piccola nota è, uno, scegliere qualcosa che non muoia domani e che effettivamente... faccio banalmente un esempio, anche React, c'è stato un periodo in cui secondo me rischiava di morire, e Vue avrà preso 50.000 stelline solo lì. Sì. Ne ha 150.000, 100.000 saranno della Cina. Le altre 50.000 le ha prese secondo me in quel periodo lì. Scherzo, ovviamente, mi odieranno tutti i Vueani, come si chiamano quelli che fanno Vue, non si sa. E praticamente esatto, lo chiederemo a lui. E quando effettivamente la licenza di Facebook sembrava non era l'MIT ed è venuto fuori casino mostruoso e tantissime aziende l'hanno abbandonato, e io ho pensato, cazzo, qua com'è facile perdere subito, no? Terreno, assolutamente. Perché uno faceva solo React, no? Conosceva solo quello, in effetti, e React perdeva tutto l'appeal che ha ancora oggi,
e alla fine magari ci ha investito gli ultimi 3 anni di vita solo su quello, si è fregato, no? Assolutamente, infatti vi dico, secondo me, per costruire una buona figura professionale e poi proporla, bisogna lavorare molto sulle basi, infatti, perché poi spostarti da Angular piuttosto che React non è dover ricominciare da zero. C'è una cosa che voglio fare vedere, è giusto, perché sei l'ospite, anche se non sei l'ospite, sei l'amico che chiacchiera, però è giusto che ti si prenda questo merito. Se posso rispondere al commento, in realtà c'è gente molto più brava di me. Guarda, se io non ho problemi a fare nomi, c'è Michele Stieven, c'è Luca Cavallaro, ci sei tu, Francesco, che hanno, per dire alcuni, c'è Nicola Toledo, che è giovanissimo, Gabriele De Simone, veramente tutte quelle che sto menzionando, che vedo nella chat, che probabilmente mi fanno nel culo a strisce su tantissime tematiche. È un mix, no, tra, secondo me, vendersi bene da freelance, cercare appunto di verticalizzare. Per esempio, io personalmente non esistono corsi su NGRX in Italia, sono stato il primo, tra virgolette, a farli, e infatti ne ho fatti tantissimi, o anche con React e TypeScript, pubblicità intanto, React e TypeScript, no? Tutti fanno React SSI, io me li faccio su React e TypeScript e Redux Toolkit. Adesso, con anche il fatto che Microsoft li usa, eccetera, cioè sto cercando di ritagliarmi delle nicchie. Le prossime, ho già in mente qualcosina, e sono tutte robe di nicchie che riguardano, per esempio, ma posso anche dire D3JS, Canvas, probabilmente, devo un attimo studiarmela bene, la data visualization. Quanti ne conosci di altri che sono specializzati, o comunque, in realtà, non tanto sul trattamento dei big data o dei dati, ma proprio sulla parte di UI. Quello che in realtà facevo per i siti web, in realtà portata sui chart, sulle infografiche e così via. Quindi anche lì, secondo me, ci sono un po' di strategie, e quando in realtà il fatto di essere onesto e dire non so è una strategia, in realtà anche quella, cioè nel senso che è inutile che ti devo inventare storie, eccetera. Anche con le aziende, quando dico guarda, c'è Michele che su quello è più forte di me, io gli giro a Michele davvero un contatto, quello che è, come in realtà poi è capitato anche tra di noi, tra una cosa e l'altra, no? Se c'è uno è più forte dell'altro su alcune tematiche, perché dopo, cioè, avendo già abbastanza lavoro, non mi interessa andare a raccontarti la storiella, no? Piuttosto di la Paola, quindi, in realtà, appunto, è una strategia, perché è inutile che faccio figuracce il succo, no? Perché poi no, vengono comunque al pettine, vuoi o non vuoi. Quindi, infatti, fai una figuraccia. Nel frattempo, i commenti si rinfoltiscono. Ne prendo uno, sempre di Luca, che dice che comunque, in effetti, produrre del contenuto in italiano può aiutare ad alzare il livello della qualità dei prodotti, cioè dei contenuti italiani. Piccola parentesi, produrre del materiale in italiano sicuramente avrà una nicchia, cioè avrà un target più piccolo, ma di contro avrai anche molta meno competizione, nel senso che probabilmente un corso su, come detto tu, NGRX è stato il primo a produrlo in italiano, ma probabilmente sì. In inglese ti saresti scontrato anche con delle altre realtà, quindi se da un lato la purezza e la vastità del tuo pubblico può crescere con l'inglese, di contro possibilmente può aiutare invece avere un mercato più italiano, che tra l'altro sta crescendo comunque, vuoi o non vuoi. Quindi sì, sicuramente sì. L'altra cosa che mi è piaciuta molto e che voglio sottolineare dal punto di vista di brand, ok, ma secondo me vale veramente per tutto, porsi degli obiettivi con una scadenza ben definita. Faccio un esempio: a me capita a volte di dire ok, io voglio fare questa cosa, voglio imparare questa cosa, prendo un impegno che mi costringa a portarlo a termine, non lo so, c'è una tecnologia che voglio affrontare ma non avrò mai il tempo, benissimo, propongo un talk fra 6 mesi e io così so che lo dovrò fare, no? E quindi pian piano ti trovi il tempo per affrontarlo, poi lo infili magari in qualche lavoro che stai facendo, e questa può essere un'idea utile per portare avanti anche e costringersi un po' a migliorarsi, perché come diceva Luca l'altro giorno, e credo che questa sia una cosa piuttosto comune, che un po' ci accomuna le persone che un pizzico si espongono di più o che comunque sono lì
a confrontarsi, cioè quella di avere tantissima fame, tantissima voglia di imparare, di imparare qualcosa di nuovo che può essere dal punto di vista informatico o che ne so, meramente di che ne so, espositivo piuttosto che di confronto e via dicendo. Cioè la voglia di crescere. Intanto Luca scrive Talk Driven. Sì, io veramente ridevo perché non leggevo. Allora, Luca, questa sappi che me la segno e me la rigioco. Comunque c'è un discorso anche onestamente di non mi viene il termine, cavolo, è banale in realtà, non di orgoglio personale, ma di come non mi viene, vabbè, non mi viene, comunque tanto lo faccio tanto anche per me stesso, nel senso che io trovo soddisfazione, no? Nel senso a piacermi, comunque mi piace non essere mediocre, onestamente, no? Cioè, non importa essere al top, però mi importa comunque far bene, no? Nelle cose, una cosa mia personale ci ho sempre tenuto, se so che non riesco in quello, magari ci provo, mi ci invento, ma sono anche bravo a dire no, non fa per me, forse è meglio lasciare male nello sport. Come su altre cose, no? Se non sei portato, però è proprio, cioè, insomma, c'è comunque una certa soddisfazione, no? Alla fine, lo sai bene, anche comunque. Se faccio qualcosa provo a farla al meglio, se proprio vedo che non è nelle mie corde, cioè se proprio mi piace, vabbè, continuo, amen. Però diciamo che se lo faccio con lo spirito di, diciamo, di coltivare e riuscire a raggiungere degli obiettivi ed essere quanto più orgogliosi di se stesso, come dicevi tu, auto-orgogliosi. Arriva autostima, sì, anche qui. Sì, però credo che sia più auto-orgoglio. L'importante, sì, è non avere troppo, l'importante è non avere poi troppo orgoglio, perché diventi orgoglione e non è bello, lo sappiamo tutti che non è bellissimo, però assolutamente, però insomma sì, mi trovi assolutamente d'accordo. Ultima domanda, e poi anche perché ogni volta io dico vabbè, ho 20 minuti, mezz'ora, poi stop, no, invece sempre un'ora, un'ora e 10, un'ora. E, quanto sono importanti i portachiavi, le spillette, le cose, cioè, perché le fai le spillette? Ma perché intanto quando ero giovine io nessuno me le dava e mi stavo sulle palle tantissimo, io le adoravo, volevo, mi ricorderò sempre a un evento che si chiamava Adobe Max di Milano, era un po' l'evento più grosso in Adobe nel mondo e c'è stato un anno che è stato in Italia, no? E all'epoca parlavamo di fantascienza per la roba figa che faceva Adobe, e Adobe X Macro, cioè che ha acquisito Macromedia, eccetera, eccetera, no? E mi ricorderò sempre che ho fatto tipo 7 volte la fila per prendere, adesso non so neanche se ce li ho più qua, ce li ho in giro, per prendere ogni tipo di gadget che forniva Adobe, no? E quindi c'era il personaggetto, le carte da gioco, questo. Sono stato tipo 3 ore in fila lì a farmela di nuovo ogni volta. Aspetta, non lo sa, ma ho addirittura rubato le federe dei cuscini Adobe, ce li ho sfilato, l'ho messo nello zaino. Queste mi arrestano. Cioè, per farti capire quanto nerd ero. E quindi, in realtà, siccome anche adesso è difficile, perché ci sono tantissime community, sia Google che Microsoft, non riesce a fornire questo, in realtà molti non lo sanno, ma tutti i gadget sono spese mie, personali, no? Cioè, o al limite, a volte, con degli sponsor che mi aiutano, ma di solito sovvenzionano le sale per gli eventi, i coffee break e cose del genere. E sono nerdissimo, se ti mostro, sono scatolone pieno di magliette, ne avrò fatte, adesso non ce le ho più, in realtà ce ne ho pochissime, ma le avrò stampate 200, 300, spillette a migliaia, cioè, adesso i portachiavini, queste cose qua, e lo faccio perché vedo che piacciono agli altri, e quindi... Sì, sì, è comunque un modo per farsi ricordare, insomma, no, sono d'accordo. Bravo, un ricordino, qualcosa, no? Esatto, gli hai lasciato qualcosa, no? E potrebbe essere un biglietto da visita, potrebbe, anche se non è brandizzato, perché non ci metto nessun logo. No, aspetta, però io ho il set di adesivi Fabio Biondi, attenzione, roba che è messa assieme alla collezione di Batman, ci sono, c'è proprio un quadretto con quella. No, invece farlo, sì. Cosa? Sei uno dei pochi, quella lì era edizione limitata, non era mai più ristampata. Assolutamente, infatti è tenuta carissima. Dico una cosa, ad esempio, io sai cosa facevo inizialmente quando facevi i corsi?
siccome, come dicevi tu, le prime volte comunque è impegnativo trovarsi lì, avere lo sguardo delle persone, e soprattutto... Non sai neanche se sarai in grado, perché c'è quello che è più bravo di te, allora potrei farti la domanda, ma non so. No, ma non so, lo sai meglio di me, quando prepari un corso, non sai se il corso che hai preparato magari è la prima volta, poi mentre sei lì ti rendi conto di avere fatto una cosa che non era quella migliore da proporre, trovi l'ostacolo. E quindi io lo sai cosa facevo inizialmente? Nelle classi portavo le caramelle, ad esempio. Sì, ti giuro, dicevo, no, ragazzi, cioè qua se volete, dato che tutta la giornata è faticosa, che è un modo per sentirsi un pochino a proprio agio e quindi poter dare il meglio, sì, e poi sciogliersi, perché comunque è assolutamente impegnativo, assolutamente sì. E, va bene, vediamo se c'è qualche domanda. Qua parlano di un organismo autonomo che prende e si autogestisca, però credo di avere perso il filo. Se qualcuno è così paziente da fare al volo un recap, non sarebbe male. Vediamo questa: è meglio buttarsi subito e far vedere a tutti la propria, questa è una bella domanda, la propria crescita, o aspettare ed esporsi quando si è esperti? Prima ci provo a dare io una risposta, vediamo se sei d'accordo. L'importante è porsi per il livello che si è, cioè che cosa intendo? Se non sei particolarmente esperto e magari vuoi partecipare dicendo la tua e via dicendo, è giusto farlo, è un modo per farsi, per rendersi attivo, ad esempio in una community. L'importante è non proporsi come uno skillato se poi non lo sei. Però secondo me partecipare è un processo che aiuta a confrontarsi, quindi secondo me meglio partire subito, ripeto, con la giusta consapevolezza. Tu che ne pensi? No, penso da come te esattamente, ma non per me, nel senso che io ho sempre preferito probabilmente non dire la mia se non ero sicuro. Quando l'ho detta e subito dopo mi sono pentito di aver detto qualcosa, addirittura ho cancellato un post, un commento, un video. Quindi in realtà, diciamo, mi vergogno nel far vedere un po' le mie, nel senso, preferisco dire non so, piuttosto che magari far vedere i miei limiti su qualcosa. Faccio un esempio: non ti scriverò un articolo sugli unit test. Io parlo di unit test e faccio lezioni sugli unit test anche alle aziende, però il campo è così vasto e non sono così tanto preparato da poter poi dibattere in modo approfondito su alcuni magari approcci e via dicendo. Ultimamente, un po' grazie anche a Stefano Magni, no, che probabilmente conosci, che Cypress Ambassador, mi ha dato un po' di dritte, mi ha fatto vedere le cose in modo diverso, però comunque per diciamo, quelle tematiche preferisco, tra virgolette, non espormi troppo. Per quanto riguarda i giovani, invece, per esempio, ci sono alcuni ragazzi che ho anche consigliato a delle aziende, perché pur non conoscendoli tanto, perché li vedevo così attivi e mostravano addirittura il percorso che hanno fatto, tipo oggi faccio questo esercizio, oggi faccio quest'altro, e committava su GitHub tutte le soluzioni, queste cose. Si vedeva che era newbie, tra virgolette, ma c'era un impegno così costante che gli ho detto: guarda, sto ragazzo mi sembra in gamba, sveglio, e all'inizio però prendilo, perché ne trovi pochi, no, di così. E ce n'è altri invece, vedi anche Michele, che è giovanissimo, ma non adesso, che ormai ci sorpassa tutti, ma quando aveva ancora più giovane, nel senso 19 anni, quando aveva ancora i capelli, insomma, mi odierà Michele, o anche Jai, un altro ragazzo. Beh, scusami, ti odierà di più se dici che lavorava in WordPress. Non me lo ricordavo quello, ma cioè, ci siamo io passati. Credo che l'altra volta dicesse questo. Ma anche io ancora la mia area per il training sono in WordPress, con 16 plugin per i permessi, siamo stati robe brutte. Però a parte quello, no, c'era anche Jai, no, che conosci benissimo tu, no, che anche che un altro ragazzo che ha 23 anni adesso, ma conosciuto a 19 o 18, che in realtà gli mancava ancora tutto quello che sanno adesso, no? Però avevano un potenziale così alto che si vedeva subito. Infatti con Michele, pur non conoscendoci all'inizio, ho subito instaurato un rapporto anche professionale, perché poi già, ripeto, all'inizio, quando Angular appunto ancora non c'era, quindi in realtà eravamo tutti un po' all'inizio del mondo JavaScript, un po' più enterprise e via dicendo, e già si vedeva il potenziale. Quindi partecipare alle community o comunque essere abbastanza attivi
secondo me merita fin da subito, insomma. Assolutamente sì. Assolutamente. Da te, no? Io un po' mi vergogno, no? Nel senso, per esempio, io mi vergogno spesso a fare domande nelle community, no? Per far vedere i miei limiti, piuttosto cerco di studiare, a meno che non ci sia un confronto, che ne pensate di sta cosa? Ogni tanto lo faccio, no? Però è un mio limite quello personale, insomma, no? Sì, vabbè. Io purtroppo non avrei mangiare ancora. Ma pensa che è più facile fare il logo se fai come quello di Aged.io, che si è fatto il loghetto tutto, è più complicato quello che c'è adesso lui, no? Pixelato, cioè. Quindi risparmi sui colori, sul numero di, no, della serigrafia, quindi voglio. Sì, Mike, ti vogliamo super brandizzato. Che tra l'altro devi aggiornare l'avatar a sto punto, senza offesa, eh? Sì, no? Sì, sì, c'è poca stempiatura, sono d'accordo. È proprio, c'è anche sì, il ciuffo. Sì, no, almeno quei 5 pixel da fare color carne, assolutamente sì. Bastardi. Va bene, d'accordo. Non so se ci sono ancora domande. Cioè, ripeto, c'è una discussione che non sono riuscito, dovrei fermarmi a guardare, però non credo sia una cosa possibile. Chiudiamo con questa. Non posso credere che Fabio ha dei limiti. Madonna. Ce ne sono così tanti, purtroppo. Esatto. Bisogna essere bravo a esporsi sulle cose che più si sanno e magari avere... Scusate, me ne è scappato uno. Quindi Fabio, ce li hai i limiti? Un po'. Non sarebbe neanche che dico niente. Comunque, no, me l'ho detto prima, basta quelle cose che sai e cerchi di canalizzarle al meglio alla fine. Ci sono stati 3 anni che tutti pensavano che Angular fosse mio ancora un po'. L'altro, mio figlio mi ha chiesto tipo 2 mesi fa, papà, ma tu sei il capo di Angular? Non so neanche da dove è venuto fuori questa cosa, no? Capo di Angular, perché adesso per quei ciondolini, queste cose, gadget, certo, eccetera. C'è gente che ha usato Angular da una vita, infatti adesso anche, per esempio, uno degli obiettivi che ho avuto da quest'anno è distaccarmi leggermente da questa immagine biondi Fabio Angular, no? Quindi mi sono rimesso su React con i miei limiti, perché comunque non lo usavo da parecchio, infatti ho ancora qualcosina da coltivare, un bel po' di qualcosina e su altre cosine, no? Mi sto vedendo un po' di più Web Components e Microsoft e via dicendo. Ma se Microsoft l'obiettivo sarà di capirci qualcosa probabilmente nel 2046. La strada là è complicata perché è proprio anche altro genere di filosofia proprio, Ma infatti, però diciamo che la nicchia, no? Office 365, integrazione con React e JavaScript, eccetera, è già quello nelle nostre corde, no? Al contrario, mettermi a fare Power Apps, l'altro giorno ci provavo, ho iniziato la mia avventura nel Power Apps, dopo una discussione apro il sito, Power Apps, io come MVP ho questa licenza Office 365, non so, persone E, non chiedermi per cosa stia la E, e vado lì, tac! Non hai le credenziali e gli accessi adeguati per fare Power Up. Perfetto. X, chiusa la mia esperienza, finita l'esperienza con le Power Up. Mi sa che non andrò in quella direzione molto presto. No? Però, insomma, ecco, anche lì, per esempio, una nicchia che mi piacerebbe è quella proprio del mondo React, TypeScript, Office, cioè, fattibile, no? In 6 mesi uno se mi metto a sviluppare un po' di plugin, un po' di cose, un po' di prove... di articoli, ne ho scritto un articolo, c'ho 27 pagine Word di articolo solo su Office, su l'SDK di Office 365 per JavaScript, no? È già pronto lì da pubblicare, ho fatto un po' di video su Azure, quindi in realtà anche lì, ecco, come faccio a farmi conoscere il mondo da Microsoft? Pian piano, no? I video su Azure, Visual Studio Code, che io amo, Office, no? E un po' di cosine qua là che man mano provo, no? E in realtà mi ritaglio la nicchia poi su quello, no? Tanto scusa, aggiungo una cosa solo, ma in realtà poi io sono freelance, no? Quindi in realtà a me non servono 700 clienti, a me non serve fatturare 3 milioni di euro, a me bastano 5 corsi al mese o 4 o 6, dipende quanto voglio di lavorare, tra virgolette, e sono contento, cioè non mi servono 2 milioni, di che per quello anche il discorso italiano, se fosse in inglese non avrei neanche il tempo, cioè ho gli eventi gratuiti di Google a cui partecipare, a cui non sono andato per 2 anni perché ero già incastrato, no, di formazione, quindi, che tra l'altro è un altro problema, no? Ne parlavo, non mi ricordo con chi l'altro giorno, del fatto che, qua chiudo, vi lascio,
in realtà il fatto che è più difficile come fai tu, che devi tenere in piedi una squadra, e anche in questo periodo è molto più difficile, no? Obiettivamente rispetto a me, che sono io, ci sono già passato, società, eccetera, eccetera, però ho trovato il mio equilibrio, non mi servono grandi numeri, non mi servono grandi cose, al limite a fianco con o sviluppo di qualche software o videocorsi o qualcosina, no, che mi permetta anche di avere degli extra, come dicono i figli, di passive incoming, no? Non so se l'ho detta bene. Comunque delle, insomma, eventuali entrate comunque passive, diciamo così, e non è che, no, ripeto, mi servono grosse cose, no, per vivere. Sono, no? D'accordo, sono d'accordo. Anche quando sei freelance, se fai 4 progetti l'anno, cioè sono già tanti, c'è un progetto ogni 3 mesi, un progetto di 2 mesi, o al limite anche uno al mese, ma ne troverai uno al mese con tutta la richiesta di sviluppatori che c'è, no, perché dico c'è tanta di lavoro, no? Assolutamente, cioè, sì. Cioè, no, non c'è un periodo migliore storicamente di questo, assolutissimamente. Sì. E aspetta, Fati, aggiungiamo solo questa e poi chiudiamo. Qual è il percorso? Ma il percorso, quello del Google Expert, è andare sul sito a vedere cosa ed è farsi proporre da un altro Google Expert. Io ho avuto, tornando per nomi che hai già menzionato, io ho avuto Maurizio Mangione, che lavora in DAZN con Luca, anche se uno a Amsterdam, l'altro a Londra, e poi Marco Casario, che alcuni conoscono perché era bravissimo nel mondo Adobe, e poi in realtà adesso ha un canale che si chiama 10 Millions of Trading, o 30 million, cioè fa trading, ha un bellissimo canale, e ho avuto loro e che mi hanno raccomandato. Poi ho fatto la call con Alfredo Morresi, che è Google European Manager per lavoro in Italia, un Google Expert americano, che mi ricordo sempre, si chiama Alyssa Nicole, è una Google Expert su Angular. Ho visto i suoi video il giorno prima e non ci capivo un cazzo, perché parlava in americano velocissimo. Ma che cazzo gli dico io a questo? E allora fumetto a Robert Simpson, no? E il mio maestro di inglese, no? Ho fatto un po' di lezioni l'altro anno, fa: quando non sai una risposta, non chiedere di ripeterla, no? Improvvisa, in realtà, prova a pensare, cioè, o comunque, al limite, rifagli la domanda chiedendogli conferma su quello che ti ha chiesto. Io ho utilizzato questa tecnica, non ha funzionato granché bene, tant'è che tra l'altro mi volevano bucciare, perché sono stato anche modesto, non gli ho detto tutte le attività che avevano, però poi in realtà abbiamo rimandato la scheda e tutto quanto, quindi non era stato fatto, ho avuto un momento anche che non andava bene il mio curriculum per quantità di attività, per farvi capire quante ne servono, così ne faccio abbastanza, no? E non andavano bene, poi ho fatto l'ultima con Steven Fluin, che non mi ricordo il ruolo che ha in Angular, comunque il frontman, no, di Angular, nel team. Sì. Non mi ricordo mai che cavolo è. Il leader, no? Sai che non mi ricordo, che se mi sente mi toglie la Google. Ma domani vediamo Fabio Biondi MVP, dice: ma dove cazzo è finito? MVP, devo colmare tanti, cioè effettivamente devo comunque farne di cose. Se posso dire sul discorso GDE, è verissima la cosa delle attività, che ad esempio quando ho provato io, io ho girato tutto il tempo in Italia a fare eventi da tutte le parti, sempre con lui e via dicendo, ci vogliono numeri veramente importanti, cioè devi coprire un numero veramente importante di individui. Non sono neanche, no? Che infatti io non faccio tanti, che infatti non sono solo i meetup, gli eventi fisici, no? Che effettivamente tu ne fai più di me. No, probabilmente partecipazione, però io ho giocato molto sulle community, no, e su questi aspetti qua, no? Quindi sì, per dico, non è per niente un percorso facile, assolutamente, sì, assolutamente. Anche perché poi no, scusami, non volevo interromperti. No. Anche tanto perché poi in realtà finita lì, quindi figurati. Cosa, non ho capito, perdonami. Dico, poi tanto la mia esperienza è finita lì, mi hanno detto no, guarda, ancora non hai nulla. No, vabbè. Però era l'altro limite, perché no, sono uno le skill e l'altro su questa parte qua, no? Le prime due interview ti giocano sulle skill e tue attività, la terza è tecnica, no? Allora praticamente giorni prima ho studiato, mi sono riletto tutta la documentazione di Angular, no? 2 o 3 volte, tutta dall'inizio alla fine, e in realtà comunque sia, sperando che all'epoca non mi fosse chiesto nulla di RxJS, che ho approfondito nell'ultimo anno, e in realtà qualcosa mi è stato chiesto per fortuna di semplice, quindi ho avuto domande tecniche, e il percorso in realtà poi in realtà parte prima, no? Comunque sia, certo. Quello volevo dire, non è Angular, ma è sempre, come diceva qualcuno, le basi, no? Che poi
Un'altra piccola nota che mi sembra utile, no, dirla, non è che per forza, lì probabilmente qualcuno non sarà d'accordo, non è che per forza uno l'altro giorno diceva come imparo a programmare, no, JavaScript non va bene, meglio C#, meglio questo, oppure non partiamo da un framework, parti da type scritto da JavaScript. È vero in parte, no, che comunque conviene avere una buona base, ma uno deve anche lavorare, no? Quindi in realtà io all'epoca, quando ho studiato AngularJS, ma anche con Angular, che quando ho iniziato a usare Angular non conoscevo, come tutti noi mi sa, era XJS e TypeScript, che in realtà erano nuovi entrambi, no? E alla fine ancora oggi mi leggo, mi sono visto la masterclass di Michele, no? L'altro giorno, ho imparato un sacco di cose da quella masterclass, oggi pur insegnando io a RaiseJS alle aziende, no? Quello volevo dire, che quindi in parallelo, sempre che leggo articoli o su TypeScript, ho visto il video di Andrea Simone Costa l'altro giorno di TypeScript, non ci ho capito un cazzo alla fine, delle ultime cose che ha fatto, no? E sta, no? Mi sono perso, no? Aspetta però Fabio, i video di Andrea, cioè, sono delle super cazzole scritte in TypeScript. Ah, sì. però non è colpa mia. No, però allora, se nella vita reale non serviranno a nessuno, però in realtà se devi far formazione o se volessi sviluppare un framework o se pure ci tieni tanto alla qualità, sono quelle perle che poi ti trovi se apri sorgenti di, no? Cioè, apri sorgente, apri quello, ti trovi quella sintassi e dici, ma che cazzo fa quella sintassi lì? Vediti il video di Andrea Simone Costa, forse capisci poi no, magari il motivo, no? Quindi su quelle robe che non ti servono, però quello per dire che in realtà parallelamente ad Angular io studiavo S6, no? Comunque no, S6 lo già lo usavo prima, ma studiavo TypeScript, parallelamente andavo avanti con Angular, magari State Manager, studiavo RxJS, quindi non è per forza, deve essere secondo me un percorso sequenziale, no? Era una cosa che ci tenevo, ogni tanto viene fuori sta cosa. No, con questa cosa però sottolineo quello che scrive Nicola, cioè dice non c'è grossa differenza tra programmazione e speaker, io la declino in un altro modo e dico effettivamente seguendo la strada del trainer, lasciamo stare lo speaker che poi va in giro nei talk, ma parlo del trainer, da un lato rischi perché potresti trovarti in una condizione di non sapere qualcosa che dovresti sapere, ma di contro la tecnologia la scegli veramente tu, nel senso che sei tu a dire io faccio il trainer di questo, e quindi sei tu che scegli di approfondire una cosa piuttosto che l'altra, cosa che magari quando sviluppi non è detto che sia sempre così, insomma, a volte ti ci trovi un po' nella tecnologia, ecco, però sicuramente la strada non è esattamente la stessa. Vabbè, Luca dice che a prescindere da tutto, sì, le basi bisogna assolutamente saperlo, nessuno chiede le supercazzole, è vero, di contro io dico anche che è vero, ci sono tantissime risorse, Luca è anche una persona molto giovane, molto brillante, però io dico che oggi è vero, c'è tantissimo, di contro è più facile il reperimento e molto meno facile l'orientamento. Cioè orientarsi per una persona che comincia piuttosto che deve specializzarsi ma che deve seguire un percorso di formazione e ha talmente tanta scelta che poi trova grossissime difficoltà e quindi a volte si trova poi lanciato direttamente su un framework senza passare dalle basi, quindi sì, si rischia di arrivare a questo punto, però purtroppo poi bisogna affrontare anche la quotidianità, chiaramente, che non è per tutti la stessa. Va bene Fabio, io direi di smettere, perché sennò qua continuano ad arrivare domande, ma cioè poi abbiamo un'età, ci dobbiamo andare con riga, ma stiamo scherzando. Non so chi parla di più, tra l'altro. Tra l'altro, esatto, cioè noi potremmo tranquillamente... Esatto, ma sai che potremmo entrare nel Guinness dei primati come più diretta più lunga su StreamYard? Cioè io non è che pretendo su StreamYard. Purtroppo mi sa che non sei il primo a cui proponi questa cosa, perché io ti seguo. Di fare la live più lunga? Ma chi l'ho proposto? A meno che non sbaglio live, mi sa che qualcosa avevi promesso, proposto a Bartolesi...
mi sa che c'era in quella colla, ma no, sbaglio. Ma perché Bartolesi è molto, molto, come dire, che cazzo, non è, è Bartolesi, è Bartolesi, quindi. Ma che cazzo dobbiamo dire a quell'uomo, veramente, cioè che cosa... No, ma che poi Bartolesi, adesso che ci penso, è lui che mi ha nominato MVP, quindi... Certo, 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 ma Bartolesi altro. Ad esempio, scusami, giusto per contestualizzare... lui è una persona che lavora bene sul proprio personal branding, ad esempio, cioè lui comunque con quel fare da cazzaro che ha, perché è il fare da cazzaro, no? Ed è meraviglioso, ma lui su quello ci ha costruito, perché è proprio lui così, ci ha costruito un professionista fuori dagli schemi che funziona e che ha il suo canale con cui è seguito, c'ha il suo logo messo così e bla bla bla, no? Quindi anche lui... Troppo forte, lo adoro. Infatti l'abbiamo chiamato al meetup, al Codemotion, abbiamo fatto un meetup serale e ho detto guarda, devi venire tu assolutamente a fare da showman e introdurre tutti il talk, tutti gli speaker, eccetera. L'ho voluto dentro perché doveva far ridere un po' lui, un personaggione, lo adoro. È un grandissimo, veramente. Cosa? Sì, infatti. No, no, che infatti sono di grandissimo, un po' tutti sono dei personaggioni, in effetti, quelli sì. Un po' più... Sì, assolutamente. Va bene. Ce l'abbiamo fatta anche per questa sera, sembra. Io volevo dire sì. Che nelle prossime volte, la settimana prossima, te lo dico così, potrei chiudere e dirlo da solo, ma mi fa piacere. Farò altre due live. Una la farò con i ragazzi di Need for Nerd e parleremo un po' proprio della gestione delle community tech. E l'altro invece avrò l'onore di ospitare un altro amico mio e parleremo con Salvatore Sanfilippo, che non c'entra niente col front-end, ma la cosa veramente bella è che parleremo di un argomento particolare, che è semplificazione. Cioè, qual è il processo che porta alla semplificazione dei processi, no? Ma in senso molto ampio. Infatti mi permetto di consigliarvi sulla sua pagina Facebook una live che ha fatto in cui ha spiegato in maniera estremamente elementare qual era il problema che si è presentato con il sito dell'INPS, no? Vi consiglio assolutamente di andarla a vedere perché è una cosa meravigliosa e parleremo proprio di questo, quindi insomma settimana prossima ancora mi farò odiare qui a casa perché oramai non mi vogliono più, mi voglio buttare via, vabbè che li capisco pure, però proprio oramai mi odiano perché sappiate che non ho una porta, quindi io non ho la porta, quindi quando parlo mi sentono tutti, quindi mi odiano, per questo facciamo sempre questi orari serali, non perché siamo ragazzini, ma perché abbiamo una famiglia, tutto qua. Va bene, Fabiuzzo, grazie tante, è sempre un piacere. Grazie a te, davvero per l'invito, grazie a tutti. Ci si incrocia in tutte... Sì. A voglia. Grazie ancora. Ciao a tutti. Ciao. Ragazzi, ripeto, grazie ancora, grazie di esserci stati e settimana prossima, ripeto, due appuntamenti veramente, veramente interessanti ai quali poi se ne aggiungeranno altri, già abbiamo, non so, programmoni. Va bene, ciao a tutti, vi voglio bene e non dimenticate. Ciao, questo era un po' da sorcini, eh. Ciao, ciao.